Sento le voci, sento che ci state chiamando e ci state domandando: ma la puntata 379 quando arriverà? Adesso, i titoli. Da oggi una nuova rubrica, i ricordi del Vasino. Dorothy in Lo so che tu lo sai. Indovinate il super gol della settimana. Enzo Antinoro con 90 secondi a tutto gas. In uno dei borghi più belli d'Italia apre un bistrò sociale. Il team di Striscia la Notizia scende in campo sotto il segno della solidarietà. Il mitico Gianni Vasino si racconta e ci racconta alcune delle sue grandi cronache sportive. Per i ricordi del Vasino, attenzione, se andiamo ai mondiali di nuoto a Perth in provincia di Melbourne. Gianni, quanti ricordi lì? I ricordi lì sono straordinari, perché intanto il viaggio preparato dalla Rai si è svolto in 5 giorni invece che in 2 come sarebbe stato logico, ma superiamo questo piccolo impasse. Siamo arrivati e non abbiamo trovato tutto quello che dovevamo trovare, però c'erano i nostri che galleggiavano in piscina in maniera straordinaria. Giorgio Lamberti vince i 200 stile libero, io mi butto per arrivare da lui con il microfono, l'operatore mi segue, Giorgio guarda in alto e dice, dopo essere diventato campione del mondo, ti trovo anche qui. E su questa battuta io ci ho fatto un telegiornale. Momenti indimenticabili raccontati dal grande Gianni Vasino. Sempre più turisti alla scoperta dei patrimoni italiani e Dorothy, una nostra inviata d'eccezione, ci fa avere questo filmato molto particolare che testimonia che turisti e cittadini proprio tutto non sanno. Oggi siamo qua a parlarvi di cultura e a regalare momenti di gloria come questo che è il primo che regaliamo all'occhio del nostro servizio, il mitico, fantastico Sasha. E oltre a Sasha noi abbiamo un grande pubblico, ragazzi, fatemi sentire. Ok, allora, cosa ci fa una piramide in centro a Roma? Andiamo a chiederlo ai romani. Senta, proprio a fianco a lei c'è la piramide di Roma. Che cosa ci fa una piramide a Roma? Non lo so. Davanti alla piramide c'è una scritta, c'è scritto una cosa. Sai che cos'è? No. Non va bene. Vieni a incontrarti. Perché c'erano gli egiziani all'epoca. Sì, gli egiziani. Ci sono, cioè, oddio. È perché voleva una tomba a forma, cioè, volevo salutare la mia professoressa di arte. Vabbè, la piramide comunque sia legata all'Egitto. Cleopatra, comunque all'interno della Va bene, forse legata qualche imperatore. Ti informerai la prossima volta che ci vedi. È come se fosse impiantata qui per un motivo sempre storico. Penso forse una cosa interculturale. No, interculturale, ovvero tipo Erasmus. No, penso molto come globalizzazione, nel senso. Come globalizzazione? Meravigliosi, piramide è una costruzione del 12 avanti Cristo e fu costruita per Gaio Cestio, un politico romano che la volle in stile egiziano perché allora i romani conquistavano l'Egitto e la cultura egiziana influenzava molto Roma. E inoltre sopra la piramide c'è una scritta che dice che Gaio Cestio la volle costruita entro 330 giorni dalla sua morte, lo scrisse proprio nel testamento, altrimenti non avrebbe lasciato nessuna eredità. Ah, ma lei, ma già sa tutto, me lo domanda a me, me lo domanda. No, volevo sapere se lei, visto che di Roma lo sa. Ma lei mi deve di forza Roma. Ah, ecco, ah, ecco, di quella del allora calcio. Grande, come va la Roma in questo periodo? È che niente, siamo felicissimi. Della Roma? Ci credo. La Lazio sta morendo di invidia. Grande. Deve morire. Arrivederci. Questo è proprio il classico esempio di noi italiani che amiamo il calcio e un po' di meno la cultura.
Nessuno ha risposto alle nostre domande, però adesso andiamo a vedere altri monumenti. Alla prossima puntata, siete meravigliosi. Ciao! Amici a casa, attenzione, perché la settimana prossima parleremo di Nazionale Calcio TV. Ci sarà uno speciale dedicato a questa grande formazione sportiva che gioca sotto il segno della solidarietà. Ma prima, una piccola anteprima, indovinate chi è il fenomeno che ha fatto questo super gol. E poi... Ebbene amici, se avete indovinato, riceverete a casa i fantastici gadget di TG Event Television. Quindi scrivete a info@tgevents.it. E adesso voltiamo pagina e diamo la linea a lui, Enzo Antinoro, che ci parla di motori. Oggi parliamo di due ruote. Ogni motociclista almeno una volta nella vita ha avuto voglia di andare a tutto gas. Beh, questo bisogna farlo in totale sicurezza. E vi spiego io come farlo. Venite con noi, in pista! Tazio Nuvolari nasce il 16 novembre 1892 a Castel Dario, Mantova. La carriera del pilota inizia nel 1920 con la sua prima gara su due ruote, mentre il debutto con le auto avviene nel 1921 a Verona. Il pilota più forte di tutti i tempi? Probabilmente è proprio Nuvolari. I Playbikers mi hanno portato al circuito Tazio Nuvolari a Cervesina, Pavia, dove grazie all'organizzazione della Motor Race People abbiamo potuto dare sfogo alla nostra voglia di dare gas. Un circuito lungo 2805 metri, un rettilineo da 720 e una larghezza tra i 12 e i 13 metri. La giornata comincia con il briefing, dove viene spiegato come si comunica con i piloti in pista e quali sono le regole da rispettare per poter girare in massima sicurezza. Nei box si effettua la messa a punto del proprio mezzo, si fa il pieno, controllo pressione gomme, protezioni e abbigliamento da pista, guanti, casco e si parte. Un'intera giornata passata con amici, tra motori, passione e velocità, fatta in totale sicurezza e intelligenza. Alla prossima! Dal 1922 l'originale panettone basso, con glassa fatta a mano alla nocciola Piemonte. Galup, sapore familiare. E adesso amici a casa fate molta attenzione a questo servizio, perché è firmato da Elisabetta Mandraccio, cioè colei che è la direttrice del nostro TG Event Television. Bella, affascinante e sempre pimpante, ci porta in un borgo fantastico, ci presenta un bistrò sociale tutto da godere, così. Siamo in uno dei borghi più belli d'Italia, Fina al Borgo. Ora venite con noi in un posto magico dove i sogni si realizzano, il complesso monumentale di Santa Caterina. Qui, oltre al Museo Archeologico del Finale, l'Auditorium e la Biblioteca, da oggi c'è davvero un posto unico, non uno meno. Andiamo a scoprirlo. È un progetto laboratoriale, formativo e riabilitativo, dove verranno inseriti sia ragazzi in borsa lavoro che in laboratorio. Diciamo che è innovativo perché per alcuni ragazzi può funzionare come un'alternativa al centro diurno, soprattutto per quei ragazzi che non hanno quelle competenze per poter poi spendere nel mondo del lavoro, e per altri invece può essere un passaggio formativo per poter poi essere inseriti nel mondo del lavoro reale. Quello che imparano qui sia poi spendibile anche altrove in altri contesti di vita.
ognuno ha i suoi compiti, ognuno fa qualcosa di specifico in modo che sia proprio una macchina con giusti ingranaggi praticamente. Ogni ingranaggio ha la sua funzione. Un bar veramente bello che ha rispettato tutto quello che è la bellezza di questa zona. Il bello poi di un posto come questo è che è un'azienda vera, nel senso che è un'azienda che deve stare in piedi vendendo i prodotti sono prodotti di qualità, sono prodotti peraltro del territorio, quindi sono due cose importanti, una chance per persone diciamo così diversamente abili, meno fortunate di noi, e anche una valorizzazione dei prodotti del posto. Presenti dunque, finale Ligure, il comune, la regione Liguria, e a questo punto non resta che fare il taglio del nastro. E adesso parliamo di sport e solidarietà, ma attenzione, perché nella Baia del Sole le forze dell'ordine hanno sfidato il team di Striscia la Notizia. Parliamo di calcio, di un quadrangolare, e alla fine a trionfare ovviamente è stata la solidarietà. Ebbene sì, tutto ricavato a favore dell'ospedale Gaslini di Genova. A voi il servizio. Sembra un angelo caduto dal cielo, come vestita quando entra il sassofono blu. Giornata particolare ad Alassi oggi, perché sempre all'insegna della beneficenza per il Gaslini si sta mettendo insieme una serie di ore particolari. Prima hanno giocato i bambinetti, poi i grandicelli, e finiranno quelli ancora più grandi, come quelli che fanno Striscia la Notizia. Presente, Trombetta di nome di fatto, perché purtroppo il cognome mio è Trombetta, è stata una maledizione da quando sono nato, è andata così, poteva andare di peggio, potesse capitare di peggio. Però come la suona lei non l'ha mai suonata nessuno. In campo scenderà i carabinieri, la polizia penitenziaria, una squadra di Alassio denominata Real Moglio e infine il team di Striscia la Notizia. Sono preoccupato per Chiara Squaglia, perché... E giocherà anche lei. Ma lo so, ma lei fugge facilmente. E quindi non so come riuscirà a fare gol e poi a squagliarsela. La serie Gianni Vasino che se la squaglia, vai! In campo scenderà anche Antonio Casanova. Bravo, bravo ragazzo, si farà, l'ho visto giocare, notevole, sì. La spalla? Il portafoglio! No, il portafoglio è questo, è il suo, che problema. Io un giorno mi sono alzato e ho detto: quando sarà il culmine della tua carriera? Quando Gianni Vasino ti intervisterà. Gianni Vasino mi ha intervistato, io posso anche andare adesso per luoghi. L'indirizzo te lo do io, vai tranquillo. E va, che più sei grosso più ci devi andare.
Amici ascoltatori, allegria, la puntata finisce qua, ma che tristezza, ma che tristezza, io che voglio fare mai buongiorno, che chiudo la puntata e ci rivediamo la settimana prossima, ebbene sì, la numero 379 finisce qua. Noi ringraziamo l'emittente che ci sta ospitando in questo momento, vi ricordo che siamo sempre in onda su tgevens.it, scriveteci quando volete, info@tgevens.it e noi vi risponderemo alla prossima settimana. Ciao, Maragnao, con gli occhiali, Maragnao doppio!